Problemi sul magnetismo statico. Problema numero 1. Calamita U da determinare sperimentalmente l'intensità di B. Base e altezza della calamita 12 cm, spessore 1,6 cm. Realizziamo esperimento di Faraday. Filo rettilineo 8 cm, massa 0,56 g. Posto in orizzontale scorre la corrente. Sistemiamo la calamita attorno al filo in modo che la forza magnetica equilibri perfettamente il peso del filo. All'equilibrio la corrente del filo 4,5 A. Prima domanda, disegna filo calamita a corretta posizione affinché il filo sia in equilibrio. Disegno deve essere completo, poli nord e sud, vettore B, le forze sul filo, la corrente. Spiega bene, ragionamento visibile, seguito per posizionare la calamita nella corretta posizione. Calcola l'intensità di B della calamita. Per ora fermiamoci qui, l'ultima domanda dopo. Svolgimento. Abbiamo detto che il filo deve essere posto in orizzontale. Questo è il filo nella visione frontale. Allora la calamita va messa intorno al filo in questa posizione qua, in modo tale che il campo B, che va sempre dal polo nord al polo sud, sia perpendicolare al filo. Nord-sud, campo B, perpendicolare al filo. In questo modo la forza magnetica è massima, perché l'angolo tra il campo B e il filo è di 90 gradi. Questa è la vista dall'alto, le polarità, i due poli, espansioni polari della calamita vista dall'alto, nord e sud, eccole, campo B e il filo visto dall'alto, rettilineo. Con la calamita disposta in questo modo e la corrente che dobbiamo scegliere noi se viene verso di noi o se entra nel foglio e noi la scegliamo che viene verso di noi, allora la forza magnetica va verso l'alto e quindi va a contrastare la forza peso del filo. Infatti la corrente viene verso di noi, quindi vediamo il puntino del filo, la corrente B va verso destra, abbiamo detto prima, applicando la formula di Faraday vettoriale e mettendo le dita della mano destra, pollice, indice, medio, 1, 2, 3, in questo modo, come al solito, abbiamo la corrente sul pollice che viene verso di noi, il campo B che va verso destra, la forza magnetica che va verso l'alto. E questo è il ragionamento visibile per spiegare l'applicazione della seconda regola della mano destra. Va notato che se noi mettessimo la calamita in orizzontale, come nell'esperimento di Faraday che abbiamo visto nei primi video sperimentali, cioè così la calamita, allora la forza magnetica andrebbe in orizzontale anziché in verticale. Quindi la configurazione con calamita orizzontale sarebbe sbagliata. Lo vedremo meglio nell'ultima domanda di questo esercizio. Un'altra osservazione è che si vuole che la forza magnetica annulli completamente il peso del filo. Un filo da 0,56 grammi, che quindi pesa 5,49 mN. In realtà sarebbe più verosimile immaginare che la forza magnetica riduca una parte del peso del filo, per esempio ne riduca il 10% del peso, così che quando scorre la corrente nel filo, il filo sembra pesare un 10% in meno. In questo caso la forza magnetica non sarebbe uguale alla forza peso del filo, ma soltanto uguale al 10% del peso del filo, cioè 0,549 mN, è più verosimile. Comunque, svolgiamo l'esercizio con l'annullamento totale del peso, quindi forza magnetica uguale forza peso, forze uguali opposte. C'è da calcolare l'intensità del campo B, quindi trasformiamo la formula di Faraday vettoriale nella formula scalare, tanto l'angolo seno di 90 gradi fa 1, l'angolo tra la corrente e il campo B. Quindi la formula di Faraday scalare si semplifica, ILB. B è l'incognita, formula inversa, la forza magnetica abbiamo detto deve essere uguale al peso del filo, 5,49 mN. Sappiamo che scorrono 4,5 A di corrente, qui attenzione alla lunghezza del filo, non bisogna mettere 8 cm che è l'intera lunghezza del filo perché il filo sente il campo B soltanto per una lunghezza di 1,6 cm che è lo spessore della calamita, cioè 0,016 m. Svolgendo i calcoli otteniamo circa 76 millitesla, tesla sarebbe newton su ampere metro. Diamo il risultato soltanto con due cifre significative, perché i dati meno precisi avevano solo due cifre significative, per esempio 0,56 grammi ha due cifre significative sole, 4,5 A anche. Svolgendo invece l'esercizio, riducendo il peso effettivo del filo solo del 10%, allora, rifacendo i calcoli,
viene un valore più verosimile, un'intensità di B che è 10 volte minore, 7,6 millitesla. Logicamente un campo B 10 volte meno intenso fa una forza magnetica 10 volte meno intensa e quindi non riesce a ridurre l'intero peso del filo, ma soltanto per il 10%.